Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a provare insieme il nuovo gioco Equestrian The Game. È uscito proprio ieri, però non ho avuto modo di registrare anche questo video e quindi oggi lo andremo a provare insieme. Quindi se non eravate a conoscenza, potete tranquillamente installarlo da Play Store ed è per telefoni sia per iPhone che per Android. Iniziamo creando il nostro avatar, che come potete vedere ci sono entrambi i generi, quindi possiamo scegliere, chiunque può giocare a questo punto. Allora, questa selezioniamo. Inoltre, oh, iniziamo benissimo. Guardate quante varietà! Ok, possiamo scegliere la corporatura, quindi una magari un po' più magra, una via di mezzo, un po' più robusta. Fantastico. Meraviglioso. Bellissimo. Mi piace questa cosa di poter personalizzare meglio il nostro personaggio, anche perché lo rende ancora più caratteristico il gioco. Quindi già mi piace. Bellissimo. Inoltre ci sono molte tonalità di pelle. Possiamo anche modificare la forma della faccia. Possiamo mettere anche il tipo di sopracciglia un po' più marcate, magari meno evidenti. Mettiamo questa per ora. Ok. E invece la forma della faccia possiamo averla un po' al cuore, rotonda e quadrata. E anche ci sono ovviamente le vie di mezzo, infatti. Poi abbiamo anche l'angolo dell'occhio. Oddio, è sorprendente, ragazzi, non me l'aspettavo. Bellissimo. Dimensione degli occhi e ovviamente anche i colori. Oh mio Dio, possiamo scegliere anche tante impostazioni per il naso. Per cui la lunghezza del diciamo le narici, magari, sì, penso di sì, l'angolo del naso, e quindi magari il naso un po' più a punta, un po' verso il basso, e poi penso che la posizione del naso sia magari un po' più sopra o magari un po' più giù, infatti potete vedere, ecco, oddio, ma quanto è bello, stupendo. Abbiamo inoltre il labbro, possiamo selezionare la carnosità e la larghezza, mi sembra, sì. Wow. E infine ci sono i capelli, quindi possiamo scegliere fra queste modalità, queste acconciature. Non saprei, queste non mi convincono tanto, forse sì, penso che questa sia la più accettabile. Inoltre possiamo scegliere il colore in varie parti dei capelli, nel senso magari come potete vedere all'inizio c'è anche la parte media e la parte finale del capello che possiamo colorarli in qualunque modo. Quindi selezioniamo la parte del capello e scegliamo il colore differente. Oddio, è fantastico! Che bello! Questa cosa ovviamente la rende ancora più particolare. Bello, bello, davvero. Penso di fare comunque un unico colore. Alla fine... sì, lascio marrone. Ok ragazzi, il personaggio è finito, adesso mettiamo il nostro nome, quindi Emily Horses. E adesso, ecco, ci dobbiamo registrare, quindi mettiamo email e password. Ok, questa sarà la nostra scuderia, Northern Countryside. E adesso, in teoria, ecco, sta arrivando la parte del cavallo. Ed è la mia parte preferita, in assoluto. Infatti, oddio... Ok, qui adesso dovremo personalizzare il nostro cavallo ed è sempre la mia parte preferita. Ok, allora,
Abbiamo lo Swedish Warmblood. Però non c'è solo questo, infatti abbiamo diverse razze. Vediamo il resto, vediamo. Allora, possiamo selezionare fra il cavallo arabo, il Welsh Cob, il Frisone, il puro sangue e il Fjord. Oh mio Dio, il Fjord, che bello! Ok, come potete vedere sotto c'è anche la descrizione per ogni razza e diciamo le loro capacità pure. Le loro maggiori capacità, ovviamente. Allora, io sono indecisa, ovviamente. Non so se sia meglio prendere un cavallo più formoso oppure un Welsh Cob, però non ne ho idea. Anche perché se potessi li prenderei tutti. Comunque penso di fare il Welsh Cob in questo momento. Poi magari sicuramente potremo creare altri cavalli in futuro. Ok, allora. Oh mio Dio, quante varianti! Allora, possiamo selezionare un sacco di manti. Oh mio Dio, ragazzi, ma qui c'è una varietà assurda. Cosa che non mi aspettavo. Comunque, avevo già in mente di creare un palomino, ovviamente, perché io... Oh mio Dio, ci sono anche... Le varianti di palomini e possiamo scegliere anche il colore della criniera associato al manto che abbiamo selezionato. Ok, penso criniera bianca, ovviamente. Ok, possiamo scegliere anche il marchio della testa e come si chiamano queste? La lunghezza, ecco, la lunghezza delle balzane. E oh mio Dio, che bello! Bellissimo. Abbiamo anche le criniere, gli stili di criniera e della coda. Possiamo scegliere. Allora, come coda abbiamo questa lunga liscia, mezza treccia e tutta treccia. Penso di mettere questa qui. Mi piace tantissimo. Le criniere invece possono essere ricce e lisce, come ho visto, e possono essere di varie lunghezze. Però penso che questa vada bene. Possiamo scegliere anche il colore dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, quindi non per forza devono avere entrambi gli occhi dello stesso colore. E questa cosa è fantastica, meravigliosa. Non dimentichiamoci infine dei marchi sulla fronte, cosa fondamentale che non può mancare. Possiamo scegliere fra varie opzioni, come potete vedere. Su questo manto, anche questa starebbe bene, la lista grande. Però io ero indecisa fra questa media, diciamo, e quella un po' più fine, ecco, questa qui. Il resto sono tanto carine, però mi attraggono più questa anche bella, più questa oppure quell'altra, però forse è meglio questa. Oh, possiamo scegliere anche l'altezza, ecco, e vi indica... Data una certa altezza, se è un pony o meno. Però non penso di farlo un pony, dai. Facciamolo mediamente alto, così. Perfetto, ragazzi, abbiamo concluso. No, aspettate, non del tutto perché dobbiamo scegliere ancora il nome. Possiamo scegliere anche il genere. Facciamola, dai, giumenta. Ok ragazzi, per il nome non avevo tante idee, però mi è venuta in mente Meilea ed è carina, dai, mi piace troppo. Ok, vi ho finito, in caso potrei cambiarlo pure dopo. Oh, che bello, c'è anche la carta d'identità in cui c'è il nome, la razza, il manto e tutto il resto. Fantastico, la razza. Ok ragazzi, guardate che meraviglia, Meilea, sei fantastica. Ok. A questo punto direi di proseguire. Ok ragazzi, come in tutti i giochi in fondo, abbiamo un tutorial prima di iniziare a giocare seriamente. Vabbè, saltiamo questo. Ok, allora. Iniziamo. Partiamo al passo e quindi basterà premere il tasto al centro. Ok, allagato un po'. Ok. Ora, pressando due volte
quello al centro, quindi aumenteremo di velocità. Ok, quindi già sta andando al trotto. E col dito sinistro andremo ad afferrare le redini e di conseguenza guidare anche il cavallo. E oh mio Dio, perché si è fermato? Ok, allora. Allora, ok. Ok, quindi bisogna portare avanti le redini e cliccare il tasto al centro per farlo aumentare. Ok, fin qui ci siamo. E per diminuire la velocità basterà appunto afferrare le redini e portarle indietro, proprio come se stessimo cavalcando un cavallo in fondo. Oh wow, che bello! Ok, sì, non sembra difficile, dai. Ok, iniziamo a galoppare invece. Qui chiede. E basterà tenere premuto questo tasto a sinistra. Ok, e partire direttamente al galoppo. Andiamo più veloce, quindi doppio tocco. Ok, mi stiamo andando alla velocità della luce. Che bello però. Oh, c'è un salto, ok. Quindi. Ok, per saltare bisognerà. Ok, aspetta, non ho capito che cosa è successo. Qui sta dicendo. Ok, dobbiamo diminuire. Oh mio Dio, tutte queste cose in fretta. Ok, allora. Diminuiamo. Oddio, Neilea, mi sta spaventando. Aiuto. Come devo fare? Appare la barra di quanto si sta spaventando. Oddio, oddio. Ok, quindi dobbiamo calmare il cavallo toccandolo. Quindi dobbiamo toccare proprio il cavallo. E si calmerà, perfetto. Ok, tranquilla, tranquilla. Sta finendo, ok, ci siamo. Perfetto. Ok. Oh, che bello. È stata un'esperienza spaventosa, però mi è piaciuta. Comunque, stavo dicendo prima del delirio che questo gioco ha una bella grafica. Io lo adoro. Stupendo. Perfetto, adesso questa sarà la schermata home, diciamo. Regalo. Oddio, quanti regali. Beh, grazie. Almeno non siamo del tutto poveri. Ok ragazzi, non so come sono arrivata a questo punto, ma il tutorial mi ha portato qui, quindi fidiamoci di lui. In teoria dovrebbe essere un'esercitazione all'interno dell'arena e quindi con dei salti, credo. Vabbè, questo lo saltiamo tutto, andiamo a sentimento per come ci viene. Ok, quindi per partire dobbiamo, ecco, tenere premuto per andare al canter. Ok. Adesso abbiamo un verticalino e quindi dobbiamo andare sempre al canter. Ok, fin qui ci sono. Oddio, che è successo? Ok, riproviamo. Allora, tenere premuto, andare al canter. Perché si è bloccato? Ok, in teoria, come si sa? Cosa è successo? Oddio, come ci sono riuscita? Oh, allora, abbiamo adesso un Oxer e quindi. Oddio, mi sto confondendo. Cosa ho fatto? Ok, canter. Devo saltare. Non salta, non salta. Aiuto. Ecco ragazzi, cosa succede quando si salta il tutorial. Cioè, ciò che dice prima di iniziare l'esercitazione. Qui siamo solo all'inizio, ragazzi. E se già ho difficoltà a questi livelli, più in là come si potrà fare? No, ragazzi, non so se ci sia veramente da ridere, ma ho seriamente difficoltà ad oltrepassare questo ostacolo. È veramente da un'ora che ci provo, ma io ci riuscirò. O magari sono troppo stupida io per poterlo fare, però guardate, non ci riesco! Questo perché ovviamente salto sempre i tutorial, è colpa mia. Dai, stavolta è la volta buona, io lo so. La volta buona che ce la faccio, ce la faccio. Cosa?
Vabbè ragazzi, non importa come, basta che l'ho oltrepassato, basta anche quello. Adesso c'è un ostacolo con 3 barre. Quindi ora mi chiedo. Ecco, infatti. Pff, ma dai. Ok ragazzi, con la mia preparazione sono già ai campionati, non fatevi domande, sono qui e non importa come, ma l'importante è che ci sono. Ok, allora, concentrazione. Allora, partenza normale, come vi ho insegnato poco fa, e il salto è questo. Ragazzi, questa volta non vi sto prendendo in giro, ma penso di aver capito come far saltare il cavallo. Sì, ok. Avete visto? Avete visto? Ho imparato, ok. Quindi, ragazzi, credo di aver veramente capito come si fa a far saltare il cavallo tardi, ma ci sono riuscita. Anche perché diciamo, il sistema è un po' complicato. Quindi ci sta. A parte che io pure non ho letto e quindi mi veniva difficile capirlo ad intuito, però adesso ci sono riuscita e l'ho capito. Però se volete vi posso portare anche un tutorial di come gestire i comandi, però anche questioni di abitudine ovviamente. Considerate che anche la lingua inglese può venire un po' più difficile ad alcuni e quindi se volete vi posso portare un tutorial. Perfetto, gara finita finalmente. Un po' non è andata benissimo, però ci sono riuscita. Sono fiera di me. Ok, ragazzi, il video di oggi è concluso. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se sapevate di questo gioco. Io mi sono divertita tantissimo. Ditemi se volete altri contenuti di questo genere e se volete portato ancora a questo gioco. E niente, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!